Martedì 6 agosto, un caro saluto, un caro abbraccio a tutti voi amici e iscritti al canale YouTube. Vi ringrazio sempre tantissimo per le adesioni, per le iscrizioni, continuate così e cresciamo insieme. Allora, parliamo di Milan, parliamo ovviamente della partita che si giocherà questa notte all'1:30 a Baltimora tra Milan e Barcellona, l'ultimo impegno della tournée americana dei rossoneri, poi la squadra tornerà in Italia e avrà dei giorni di riposo, si riprenderà direttamente il 10 di agosto, dove ci sarà anche un volto nuovo al centro sportivo di Milanello, ovvero Alvaro Morata, che terminerà le sue ferie, le sue vacanze estive post europeo e si aggregherà alla squadra di Fonseca proprio per la prima volta il 10 di agosto. Però stanotte, anzi all'1:30 di notte, siamo tutti curiosi di vedere anche la terza partita del Milan in questa tournée, dove si è ben comportato il Milan. La squadra di Fonseca comunque ha battuto il City, ha battuto il Real Madrid. È chiaro che si tratta di calcio estivo, ragazzi. Se questa fosse una partita di Champions League ad aprile o a marzo, in piena corsa Champions, sarebbe tutt'altra cosa, lo sappiamo, non scopriamo di certo l'acqua calda, però è sempre secondo me una bella indicazione per un allenatore vedere la propria squadra cominciare a mettere in pratica le idee che si allenano durante le esercitazioni quotidiane, durante le sessioni di allenamento. E quindi vogliamo anche vedere questa sera come si comporterà il Milan contro il Barcellona, anche perché ci saranno i primi minuti di Rafa Leao. Rafa Leao, che quindi è tornato a fine luglio dalle vacanze, si è allenato in questi giorni con la squadra nel ritiro americano e stanotte è pronto a giocare i primi minuti sotto sotto le dipendenze del nuovo allenatore connazionale di Rafa Leao. Entrambi infatti sono portoghesi e comunque si conoscono anche abbastanza bene. Ricordate che Fonseca, prima di arrivare al Milan, aveva incontrato proprio Rafa Leao nel ritiro del Portogallo. Ma al di là di Rafa, siamo anche curiosi di vedere come interpreterà il Milan la partita i giovani liberali e Torriani, che stanno facendo davvero un grande precampionato. La conferma di Saelemaekers, ieri abbiamo detto che il Milan non vuole venderlo e valuta solamente proposte attorno ai 20 milioni o comunque ben oltre i 15 milioni di euro, e anche questo è uno dei motivi che ha portato poi il Milan a rallentare la trattativa con la Roma per Abraham, con l'inserimento di Saelemaekers come contropartita. Se poi si valutano altre contropartite, allora il discorso può cambiare. Ma c'è un nome che il Milan è convinto di prendere, c'è un giocatore che il Milan è convinto di prendere sul mercato, e si tratta di Fofana. Nelle scorse ore abbiamo fatto una riflessione, ma al Milan sono consapevoli che al 6 di agosto il giocatore principale da prendere in questa campagna acquisti, ovvero il mediano, non è ancora arrivato? Siamo sicuri che il Milan vuole proseguire su questa strada e insistere su Fofana piuttosto che mollare la pista Fofana e andare su altri giocatori, magari comunque con caratteristiche simili? Ebbene, da quello che abbiamo capito, facendo comunque insomma ulteriori verifiche e approfondimenti, il Milan insisterà per Fofana e non solo. Il Milan è convinto di prenderlo, il Milan è fiducioso di poter portare a Milano Fofana. C'è grande ottimismo ancora, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante il Monaco magari si è dimostrato osso duro nella trattativa, si è dimostrato un club difficile con cui trattare. Il Milan è fiducioso di prendere questo giocatore. Qual è la strategia? La strategia è l'attesa. Il Milan attenderà anche diversi giorni per prendere Fofana. Pian piano farà delle offerte a rialzo, offerte che non saranno vertiginose, offerte a rialzo a piccoli passi, come avete visto
da 12 si è passati a 14, da 14 a 15, da 15 a 17 e probabilmente si arriverà a 20 più bonus. Questa è la strategia del Milan a fuoco lento. E infatti, se vi ricordate, lo aveva anche detto Furlani qualche giorno fa in America: non c'è fretta, c'è tempo. Non c'è fretta, c'è tempo, a fuoco lento. Sono queste le risposte che dà il Milan quando viene, tra virgolette, interpellato sulla questione del mercato. Evidentemente, rispetto alla passata stagione, quando gli acquisti arrivarono abbastanza in fretta e quando a questo punto del mercato il Milan aveva praticamente preso tutti i giocatori, a differenza dell'anno scorso, quest'anno si è adottata una strategia completamente diversa, quella dell'attesa, della pazienza, e diciamo così, si proverà a prendere i giocatori nella parte finale del mercato, i cosiddetti saldi di fine mercato. Perché probabilmente il Milan ha capito che prendere un giocatore a inizio mercato, giugno-luglio, lo stesso giocatore lo paghi un prezzo, a fine agosto lo paghi di meno. E quindi la strategia del Milan è dell'attesa e dei saldi di fine mercato. Ma è una strategia rischiosa, perché se poi qualcosa va storto, non hai più tempo per riparare all'errore. Quindi attenzione, non è che è sempre tutto oro ciò che luccica, non è sempre così positiva questa strategia, perché se qualcosa va storto non hai più il tempo per recuperare, o comunque hai delle scelte più basse a livello numerico, perché magari altri giocatori che ti piacciono sono stati già acquistati da altre società. Quindi è vero che a fine mercato si può risparmiare, ma è una scelta comunque pericolosa, rischiosa. Vedremo come andrà a finire. Quindi per Fofana il Milan è fiducioso, va avanti a fuoco lento, senza paura di poterlo perdere. Almeno è questa la sensazione che fanno percepire. Per quanto riguarda invece Emerson Royal, ragazzi, c'è ancora questa distanza di 1 milione di euro e si proverà a colmarla in queste ore. Il Milan, se mette 1 milione di euro in più nell'operazione con il Tottenham, prende Emerson Royal. Siamo anche qui da 20 giorni a parlare di questa operazione per l'esterno destro brasiliano del Tottenham, che comunque si sta allenando con gli Spurs in queste settimane. E se il Milan mette 1 milione in più, chiude l'affare e lo porta a Milano e gli fa fare le visite mediche, altrimenti si andrà ancora avanti a parlare di Emerson Royal, di un'operazione che è addirittura d'arrivo, ma che poi non si chiude mai. Speriamo che oggi, 6 agosto, sia il giorno giusto. Poteva esserlo ieri, poteva esserlo nel weekend, ma speriamo che oggi, 6 agosto, martedì, può essere il giorno giusto per la chiusura. È chiaro che molti tifosi dicono: ma speriamo che non arrivi Emerson Royal. È vero, nel senso che comunque ogni tifoso ha il diritto di esprimere un giudizio anche tecnico su un giocatore, però io vi ricordo che questo giocatore, Emerson Royal, è una richiesta di Fonseca. E quindi mi chiedo, se bisogna accontentare l'allenatore, nel bene e nel male bisogna farlo anche con i giocatori che a noi sembrano poco funzionali o poco adatti al Milan. Altrimenti non lo si prendeva proprio Fonseca. Quindi se lui ha chiesto Emerson Royal, gli piace ed è funzionale al suo gioco, va accontentato. Io faccio più un discorso globale, generale, sulle scelte di un allenatore e sul fatto che va sostenuto. Poi Emerson Royal non è un nome che fa impazzire i tifosi, la piazza rossonera, non stiamo parlando di un fenomeno, però ribadisco, se è la scelta di un tecnico va accontentato. Ragazzi, io vi invito a iscrivervi ancora al canale, ci sentiamo nel prossimo video, un abbraccio a tutti, a presto, ciao!